Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi siamo di nuovo qui con Cities Skylines. Allora, cominciamo subito e vediamo cosa abbiamo da fare. Ci hanno sbloccato i nuovi posti, il deposito dei bus che adesso costruiremo. Però prima vediamo come siamo combinati con i debiti. Perché ecco qui Lawrence. Ci mancano 43.000 dollari da dare. Vedremo di darli tutti ora. Allora, è tornato. Ce n'è più? No. Allora, c'è richiesta di zone commerciali che andremo a fare subito. No, voglio lo stradone questo di qua, era sì. È un po' storto, ma chi se ne frega, ragazzi, arrivando a questo punto. Facciamolo così. Dai. Dovrei raddrizzare, ma lo facciamo così e buonanotte. Allora, per la zona commerciale procediamo così. Ok, l'acqua ci passa. No. Provvediamo anche a questo. E facciamo così. E direi che va abbastanza bene. Ok, proseguiamo e vediamo cosa succede. Intanto costruisco anche un altro. Che cos'è questo? Non lo so. Un giardino botanico sarebbe appropriato. Però io direi di costruire anche un altro parco. Che male non fa. E adesso non ho più soldi. Maledizione. Quindi un attimino. Ok. Aspettiamo che si ripopoli tutto. Diamo una bella accelerata. Intanto imposto il timer, tra virgolette, e siamo a posto. Eliminiamo sempre tutti gli edifici vecchi. Però in compenso stiamo andando abbastanza bene, visto che siamo sempre in guadagno. C'è un incendio, lo so, però adesso se la sbrigano loro. Diamo una controllata invece alle forniture di acqua, che va bene, e l'elettricità va male. Ci serve un'altra centrale da costruire al più presto, però prima di tutto qui ci sono i ladri nel parco, ma se la sbrigano loro. Qui ho tanti posti abbandonati. Dov'è? Si mancano dipendenti, c'è richiesta di zona residenziale, e la facciamo subito. Ok, forse andate ad abitare, uomini. Attualmente siamo una popolazione di 5.000. Ok, beh, diciamo che stiamo andando abbastanza bene. Cioè, adesso cercherò di estinguere il debito con la banca il prima possibile per poi dedicarci a costruire altre zone residenziali. E un'altra centrale elettrica, altrimenti qui si lamentano. Ok, Busy Town. Ok, politiche della pianificazione della città. Abbiamo l'industria petrolifera. Trasporti pubblici gratis. E qui tutto ciò che c'è sbloccato. Quartier generale della polizia, stazione dei pompieri, centrale elettrica a petrolio e ospedale. Beh, li costruiremo tutti, però aspettiamo, ci hanno dato anche un bel po' di soldi, quindi annulliamo il nostro debito. Ok. Adesso abbiamo un guadagno di 5.380. Mi sta benissimo. Posso sbloccare altre cose? No. Allora, questa costa un sacco e attualmente non la possiamo fare. Quindi direi di espanderci un altro poco. Con queste strade larghe, diciamo che non credo ci siano abbastanza, però devo raddrizzare la situazione in tutti i sensi. Allora, cominciamo così. Poi cominciamo dall'alto, non ce l'ho una visuale.
bene. Un attimo, altrimenti qui mi perdo pure io. Anzi, facciamo così e ce ne usciamo. Ok, adesso va molto molto meglio. Vediamo di farci arrivare anche un po' d'acqua qui. Beh, devo dire che questo gioco è veramente gradevole. Non è né troppo difficile né troppo seccante né nemmeno stressante. Questi spazietti li lascio liberi perché vorrei costruirci altro. Adesso voglio mettere un altro di questi e un altro di questi. Ok, datemi i tubi. No, ho sbagliato, maledizione, vabbè. Va bene. E per l'acqua dovremmo essere a posto, sì. Per l'elettricità un po' meno, vabbè. Adesso risolviamo anche questa situazione. Mi dia questa e ne costruisco un'altra. Ok, così per l'elettricità dovremmo essere a posto. Anzi, non ho abbastanza soldi, maledizione. Ok, l'elettricità va bene. Produciamo 207 MW e ne consumiamo 133. Adesso aspettiamo un pochino che si sviluppa tutto. Io una botta di salvataggio la do sempre, perché su questi titoli non sono praticamente un esperto, però me la cavicchio. Adattabilità. Andiamo qui. Qui ci sono edifici abbandonati a profusione. Ma dove sono? È talmente piccolo che non si vedeva. Va benissimo. Certo che quando comincio a giocare qui il tempo se ne va in una maniera assurda. Ok, attualmente non c'è bisogno di niente, ma per il momento, il tempo che mi sistemo. Ok, abbiamo 23.000, direi di costruire un bel po' di parchi. Vabbè, facciamo questo e lo mettiamo qua. E un altro lo mettiamo qua. E ok, così almeno miglioriamo un pochettino l'igiene. Per l'ospedale ci serve il cimitero, lo mettiamo anche qui. Così copriamo tutta questa zona. Ok, le persone sono felici, contente loro. Intanto i soldi li facciamo benissimo. Questo che cazzo è? Non lo so. Proseguiamo. Come vedete stiamo andando abbastanza bene. Lo so, è un po' troppo a scacchi la situation, ma dettagli perché non ci interessa più di tanto. L'importante è che le persone sono felici e hanno tutto. Ok, mi sta bene. Voglio vedere una cosa per l'elettricità. Potrei anche togliere tutti questi cavi. Vabbè, e poi faremo una prova. Qui ci sono le turbine che vanno messe in acqua. 3 MW. Vabbè, ci sono le zone più scure che dovrebbero essere. Queste possono arrivare fino a da 0 a 20 MW, però non so dove. Ah, forse è qui. 14. Sì, ma non mi va di sprecarci troppo. Allora, vediamo. Per l'immondizia come siamo messi? L'inceneritore non ce l'abbiamo, direi di costruirci un altro di questi. Ne faccio due così ci togliamo tutto. Anzi, ne facciamo tre e basta, ragazzi. Adesso abbiamo risolto tra virgolette il problema dell'immondizia. Ok, togliamo anche questo. E se ce la faccio entro domani vi posto anche un altro episodio di Dark Souls, perché il problema principale è il tempo di caricamento del video, visto che la connessione è quella che è. Non posso lavorare come voglio io, però non vi preoccupate, ce la faremo. Ok, fino a qua va tutto bene. Questa strada la dovrei modificare, ma vediamo il traffico un attimo.
Vabbè, non va tanto male, qui c'è un po' di traffico, però ci sono molte strade. Mi va bene così. Adesso una stazione degli autobus la faremo, però prima di tutto voglio migliorare un altro po' il rendimento della polizia qui. E facciamone una qui. Questo lo mettiamo qui. Male non fa, l'ospedale non posso. Quanto ci mancano? 10.000. Sì, abbiamo bisogno di attirare persone perché altrimenti qui non facciamo più niente. Allunghiamo questo. Ok, posso chiudere? Non ho abbastanza soldi, maledizione. Allora facciamo così. Ok. Vediamo se viene qualcuno. Ci mettiamo anche un po' di zone commerciali. Direi che ci stiamo sviluppando abbastanza bene. Peccato per il fattore che qui gli edifici vengono abbandonati. E non so per quale motivo, se lo sapete ditemelo nei commenti. Adesso sapete che faccio? Un parco qui glielo metto anche per farli stare un po' più tranquilli. Uno e due. Un altro qua. Proprio nel centro. E un altro qua. Vediamo se migliora la situazione. A me c'è una richiesta di casa estrema. Sì, ma lì l'acqua ci arriva, sì. I soldi cominciano a venire. Ecco qui un'altra bella zona residenziale con strade abbastanza ampie. Ok, intanto va diminuendo anche la richiesta. Siamo arrivati a 6.000 di popolazione. Va bene. Sì, però non capisco perché mi abbandonano gli edifici. Ok, manca il personale, però mettendo le zone credo che tutto sia a posto. Almeno per il momento. Ragazzi, spiegatemi voi perché abbandonano gli edifici, perché attualmente non ho nemmeno il tempo di cercarlo su internet, perché non appena stacco qui già devo... Ok, qui c'è il problema dell'immondizia, come mai? Ci sono le... Ah, seccatore. Ok, oh, c'è, lo spazio c'è. Ok, ci serve un po' più di istruzione. Sì, ma... Allora, facciamo così. Rendiamo le zone molto più appetibili al nostro pubblico. E l'ospedale non ce la faremo mai. Intanto però... Il guadagno c'è sempre, però non riesco a comprendere questo fattore che... La facciamo, dai. Ok, adesso il tubatore dell'acqua a bestia. Ok, e qui dedichiamo un'altra bella sezione. Tutta per le abitazioni. Ok, andateci ad abitare, non rompete il cazzo. Qui c'è il problema dell'immondizia, non so il motivo. Sì, ma
ma mica lo posso costruire qui. Aspetta, vediamo se lo posso piazzare qui e come va va. Un attimo, ma non è che... No, qui è tutto a posto, cioè non riesco a comprendere, ragazzi. Quindi se voi avete un'idea... Sì, però l'immondizia ho capito che c'era quantità industriale, però non so da dove... Maledizione, mi sto perdendo. I camion dell'immondizia ci sono. Allora, cerchiamo di unificare le due zone, altrimenti qui non concludiamo niente. Ok. Così almeno c'è un passaggio più civile. Sta pure bene, però qui c'è il problema dell'immondizia e non so come risolverlo. Mi raccomando, ragazzi, se avete idee, i commenti sono a vostra disposizione. Adesso io vedo di selezionare qualche altra cosa. Metro no. Allora, qui ho fatto tutto bene. Devo arrivare a 7500 per sbloccare l'inceneritore e allora dobbiamo aspettare. Vediamo. Qui ci vogliono un sacco. Mamma mia quanto ci vengono a costare le altre cose. Sì, però io vorrei capire una cosa, perché qui tutto va così male. Ok, queste sono le politiche. Vediamo, facciamo una piccola prova prima che termino. Perché la città cresce bene, però ci sono delle cose che non mi convincono. Adottiamo una politica di riciclaggio. Quanto perdiamo? Vabbè, non tanto però. No. Utilizziamo la politica di riciclaggio, però non riesco a capire perché. Lo so che perdiamo un pochettino di... Allora, facciamo una cosetta un po' più semplice. Ci mettiamo un parco accanto e ovviamo. Ok, così sono tutti di nuovo contenti e non rompono il cazzo. Li accontentiamo così. Ok. Ma non c'è un tasto per eliminarmeli tutti da soli, questi edifici abbandonati che già hanno rotto i coglioni. Guardate qua, c'è tipo che stiamo perdendo industrie ogni giorno. Io ci sto provando, ragazzi, ma più di questo non posso fare. Vediamo se arriviamo almeno a una popolazione decente, perché il problema qui non sono più i soldi ma altro. Allora, facciamoci un'altra stazione di polizia qui. Bella questa zona. Anzi, dei pompieri. Un'altra di polizia qui. Più di questo non posso fare, ragazzi. Abbiamo un problema anche sanitario. Quindi appena arrivo a 10.000 compriamo anche l'ospedale e poi terminiamo il video. Sì. Cittadini malati 228. Vabbè, adesso ci penso io, non vi preoccupate. Per gli ospedali dopo. Quando... non in questo lotto, ma nell'altro. Quando poi sbloccheremo un'altra zona, per esempio. Qui c'è questa parte verde che credo sia l'agricoltura. Qui svilupperemo un'industria agricola prettamente ecologica. E poi a seconda delle altre zone. Ok. Credo che il fattore immondizia si sia stabilizzato, anche se... E qui cosa c'è?
capito questo. Qui mi sta dicendo che sta svuotando. Poi i camion belli pronti. Direi che tutto va abbastanza bene. Abbiamo bisogno di un cimitero qui. Ma io dovrei costruire anche un ospedale, se è possibile, scusatemi. Se ci arrivo, costruiamo l'ospedale e terminiamo il video. Così io mi informo su questo fattore che vado perdendo sempre tutto. Sì, un altro qui sarebbe anche buono, però non mi va. A noi questi servono, gli ospedali. Questo quanto costa? 65.000, non ci arriveremo mai. Anche perché credo che per fare gli ospedali e altro ci sia bisogno delle zone totalmente diverse. Allora, costruiamo l'ospedale e terminiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Almeno sono tutti contenti. Quindi ragazzi, un attimino che salviamo. Termino qui questo video. Ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di commentare e lasciare anche delle belle critiche, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!